L'8 dicembre 1968, padre Alessandro Staccioli, missionario oblato di Maria Immacolata, a soli 37 anni viene ordinato vescovo di Luang Prabang, capitale reale del Laos. Nell'attuale situazione del paese, l'unico collegamento di Luang Prabang con il resto del paese e con l'estero è per via aerea. 12 treni della Royal Air Lao sono stati noleggiati per portare a Luang Prabang gli invitati che non avevano potuto trovare posto nei voli di linea. La cerimonia, che si svolge nell'ampio cortile della scuola Dao Hung, trasformata per l'occasione in una cattedrale a cielo aperto, è presieduta da Monsignor Stefano Losret, oblato di Maria Immacolata e vicario apostolico di Vientiane, e assistito da altri 4 vescovi tutti impegnati nella missione del Laos. È presente molta gente, insieme alle più alte autorità politiche e militari. È presente anche il patriarca buddista del Laos, accompagnato da 2 bonzi, segno che un nuovo rapporto è maturato negli ultimi anni tra la Chiesa cattolica e i buddisti.
Padre Staccioli è stato uno dei primi missionari italiani a giungere nell'Alto Laos. Succede a Monsignor Lionello Berti, suo confratello della prima ora, tragicamente scomparso pochi mesi prima. Viene così ad assumere il governo di uno dei più duri e difficili vicariati missionari, teatro di guerriglia, di sofferenza, di profughi, di sangue, ma la sua tempra di uomo apostolico lo trova preparato al compito che la Santa Chiesa gli affida. La chiesa che Monsignor Staccioli riceve in eredità non è più un ghetto isolato, ma una comunità aperta, consapevole di sé, che dialoga con il mondo esterno e lo interpella. La cerimonia in lingua laoziana si svolge con dignità. Il motto del nuovo vescovo è «In mezzo a voi come colui che serve». In esso emergono la disponibilità, la dinamicità e la semplicità con i quali ha voluto iniziare il suo ministero, il suo rapporto con i confratelli oblati e con i laoziani del vicariato di Luang Prabang, cristiani e non cristiani. Per lui essere vescovo significa prima di tutto essere laoziano con i laoziani, cristiano con i cristiani, missionario fra i missionari. Sembra incarnare, in modo ancor più radicale e profondo, l'ideale oblato, quello per cui ha lavorato irrevocabilmente. Il ministero episcopale di Monsignor Staccioli nasce in mezzo ai laoziani e dai laoziani come destinatari esclusivi. Dio, nel suo infinito disegno d'amore, non verrà meno, anche nel futuro, a questa precisa consegna, a questo impegnativo progetto, anche se per vie non prevedibili. Immaginiamo che in quei intensissimi momenti, nel cuore del nuovo vescovo oblato, siano risuonate come un'eco profonda le parole che il Beato Eugenio nel 1851 scrisse al padre Semeria a Jaffna in Ceylon. Non aver paura di niente. La tua nomina all'episcopato non romperà i legami che ti uniscono alla congregazione e tu ne sarai sempre un caro figlio. Essere vescovo, soprattutto nelle nostre missioni, vuol dire essere il capo dei missionari e il loro modello in tutte le virtù religiose, come anche nello zelo per la salvezza delle anime che anche loro sono chiamati a convertire e a santificare. Non bisogna ambire a questa carica, che ha senza dubbio un suo aspetto temibile. Non bisogna far mai niente per ottenerla. Ma quando si è chiamati dalla volontà di Dio manifestata da quella dei superiori, la si accetta con semplicità. Monsignor Staccioli prende dunque il posto di Monsignor Lionello Berti, vicario di Luang Prabang dal 1963. Era scomparso tragicamente pochi mesi prima, nel febbraio del 68, nelle acque del Mekong, mentre accompagnava in aereo un gruppo di catecumeni costretti ad evacuare dal loro villaggio a causa della guerra. Un lunghissimo corteo accompagna quasi trionfalmente il vescovo scomparso dalla cattedrale al seminario di Luang Prabang, dove viene sepolto, tributandogli un omaggio che dice la stima, la gratitudine e l'amore di tutto il paese.
Monsignor Staccioli, nato a Trieste nel 41, è sacerdote dal 56 e giunge nel Laos nel novembre del 57 assieme ad altri 5 confratelli. Padre Lionello Berti, padre Bramante Marchiol, padre Mario Borzaga, padre Gigi Sion e fratel Pierino Bertocchi. Con loro nasceva la prima missione all'estero della provincia oblata d'Italia. Ad accoglierli c'erano gli oblati della Francia che già operavano nell'evangelizzazione dell'Alto Laos dal 1935. Agli oblati italiani viene affidato il distretto di Luang Prabang, un territorio vasto 83.000 km2, con 500.000 di abitanti di diverse etnie, in larga maggioranza Lao, di religione buddista, e minoranze indonesiane, thai, cinesi, tibetani, per lo più animisti. Mossi dal fuoco dello Spirito Santo, gli apostoli percorsero tutta la terra. Accesi dallo stesso fuoco, i missionari apostolici raggiunsero, raggiungono e raggiungeranno i confini del mondo, da un popolo all'altro della terra, per annunciare la parola di Dio, così da poter giustamente poter applicare a sé le parole dell'apostolo Paolo: l'amore di Cristo ci spinge. Noi oblati siamo fatti per i poveri. Il nostro cuore si trova a suo agio con loro. Abbiamo una grazia speciale per far loro un po' di bene. Dopo qualche mese di scuola e di apprendistato pastorale, i missionari si buttano a capofitto nel lavoro che li attende, mentre altri confratelli li raggiungono dall'Italia. Sono numerose le opere da loro realizzate e le attività svolte. La scuola Dao Fung, nella quale si vedeva un mezzo di contatto con gli alunni, le famiglie, le autorità e per far uscire le comunità cristiane dall'isolamento nei rispettivi villaggi. Le scuole per i catechisti, la promozione dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'allevamento, l'apertura di alcune nuove fondazioni. L'apertura del seminario nella capitale, che Monsignor Berti definiva l'opera più importante. Opere queste fecondate dal sangue di alcuni degli operai. Padre Borzaga, padre Natalino Sartor, Monsignor Berti, padre Zanoni. Opere nelle quali veniva in luce un'attenzione particolare, non solo alla testimonianza personale, ma soprattutto a quella comunitaria. Un'evangelizzazione che, ostacolata o addirittura decapitata dal progressivo incedere della guerriglia e poi dalla guerra vera e propria,
resa lenta e incerta, non ha mai cessato di fornire una luminosa testimonianza di fedeltà, tenacia e speranza. Ma proprio mentre è ancora viva la speranza che il seme gettato in lunghi anni di lavoro possa crescere, pur se in mezzo alle dure prove, la situazione politica e militare precipita improvvisamente. I Pathet Lao, ovvero le fazioni comuniste, malgrado gli accordi di pace tra le nazioni rivali, con l'aiuto della Cina e del Vietnam del Nord, impongono la loro forza nel paese, mentre gli americani si ritirano. Nel 1975 i comunisti assumono tutto il potere effettivo e a dicembre decretano la fine della monarchia e l'instaurazione della Repubblica Democratica Popolare del Laos. Tutti gli stranieri vengono cacciati dal nuovo governo e così anche i missionari che nel giro di pochi giorni sono costretti a fare i bagagli e ad andarsene. Come vivono i missionari questa nuova prova che costituisce l'epilogo della loro splendida avventura missionaria? Sentiamo cosa dicono loro stessi. Ci saremmo messi in ginocchio, pronti a fare qualsiasi cosa, a collaborare in qualsiasi modo purché ci lasciassero rimanere, se non con l'attività missionaria specifica, almeno con l'attività sociale, nella quale eravamo molto impegnati. Soprattutto negli ultimi tempi, prima dell'espulsione, avevamo questa disponibilità a restare a qualsiasi costo, anche se non avessimo ricevuto più alcun aiuto dall'esterno, anche se avessimo dovuto vivere esattamente come la gente, dato che ci avevano requisito tutti gli edifici. Volevamo restare per testimoniare in qualsiasi modo Gesù Cristo nella nuova situazione. Monsignor Staccioli ha vissuto in modo particolare questa desolante esperienza. Lui, uno dei pochi pastori della Chiesa del popolo laoziano, costretto a partire come un fuggiasco, come un traditore, con la lieve speranza di poter tornare un giorno. Lasciando quella terra,
Immaginiamo che il suo cuore abbia parlato così ai laosiani: dove sono io, là ci siete anche voi. Dove siete voi, ci sono anch'io. Noi siamo un solo corpo, e non si separa il capo dal corpo né il corpo dal capo. Anche se saremo distanti, saremo uniti. Anzi, neppure la morte ci potrà separare. Voi siete i miei concittadini, i miei genitori, i miei fratelli, i miei figli, le mie membra, il mio corpo, la mia luce, più amabile della luce del giorno. Il gruppo dei missionari italiani rientra in patria. Lo slancio missionario porterà molti di loro a continuare altrove l'annuncio del Vangelo. In America Latina, in Africa, in Asia. Anche Monsignor Staccioli torna nella sua terra nativa. Gli viene affidato il governo della diocesi di Montalcino in qualità di vescovo ausiliare di Siena, un compito per il quale si adopera senza riserve e senza limiti, sempre animato da un forte ardore missionario. Ma durante questi anni non cessa di pensare alla popolazione che ha dovuto lasciare e rimane sempre vivo nel suo cuore il desiderio di ritornare tra quella gente che ha bisogno di lui, come un gregge senza pastore. È così che nel 1987 anch'egli, come i suoi vecchi compagni del Laos, riparte per una missione tanto singolare quanto affascinante: fornire il suo sostegno e la sua assistenza pastorale ai profughi laoziani sparsi un po' in tutto il mondo in qualità di vescovo itinerante, incarico specifico affidatogli dalla Santa Sede. Ecco come egli stesso vede questo suo nuovo impegno. Ora tornerò in missione itinerante in Thailandia, nelle Filippine e in tutti i luoghi dove si trovano i profughi laoziani, cattolici e non cattolici. Questa decisione non è dettata da nostalgia, ma dalla consapevolezza che questa gente senza terra ha bisogno di me. Io conosco la lingua, i costumi e la mentalità dei laoziani, che mi hanno scritto e chiesto aiuto. Io dovevo andare laggiù. D'altra parte, qui a Siena il mio posto lo può prendere chiunque, mentre laggiù posso rendermi più utile. Questi profughi sono circa 500.000, dispersi in Thailandia, Filippine, Australia, America e anche in Europa, specialmente in Francia. La maggioranza di essi è buddista, ma tutti riconoscono il vescovo come un inviato da Dio per portare una parola di conforto, un aiuto economico, un appoggio morale a un gruppo che sembra essere rifiutato da tutti gli uomini e condannato da tutte le politiche nazionali. Impossibile, afferma lo stesso vescovo nell'87 in un'intervista alla rivista Missioni Omi, sintetizzare l'inferno di atrocità, privazioni, ingiurie e violenze fisiche e morali piombate sui Lao e sui Meo, insieme ad altri 14 milioni di profughi nel mondo, a causa di motivi politici, di ragioni di Stato e di interessi economici. L'esodo del popolo Lao e Meo iniziò tra il 1973 e il 1975, a mano che i guerriglieri Pathet Lao avanzavano verso la capitale e si intensificava dopo l'avvento della Repubblica Popolare. Iniziano i processi popolari, controlli governativi sulla proprietà e sulla produzione, rieducazioni politiche di massa e lavaggi del cervello. Migliaia di persone in quell'occasione hanno preferito l'incerto di una speranza futura all'angosciosa certezza offerta dalla Repubblica. Ma le loro sofferenze non sono finite. I profughi, nelle nazioni del mondo nelle quali si sono rifugiati, sono andati incontro al disagio psicologico-sociale, culturale, anche spirituale, e a varie forme di emarginazione. Negli Stati Uniti d'America e in Canada, dice ancora lui stesso, si sono verificati alcuni casi nei quali
Alcune persone anziane sono morte senza particolari cause. Era la depressione e lo scoraggiamento. I laoziani in Nord America non potranno mai capacitarsi di quello che sta succedendo intorno a loro. Il loro è un trauma prolungato. In altri casi sono stati accolti e poi di fatto abbandonati a se stessi dai governi, come in Argentina. Un autentico missionario è una persona che arde di autentica carità e dovunque passa brucia. Desidera effettivamente e si dà da fare con tutte le sue forze per infiammare gli uomini con il fuoco dell'amore divino. Insieme alla gente che ama e dalla quale è riamato, vogliamo anche noi ringraziare Dio per questi 25 anni di ministero episcopale di Monsignor Alessandro Staccioli. Che egli possa continuare a seminare bontà a piene mani e portare il sorriso di Maria nel mondo. Pays dont le charme retient le voyageur, pays où dans la douceur de vivre et les joies de l'hospitalité, on chante l'amour, on oublie la terre. Alimenté par les neiges du Tibet, le Mékong, mer des fleuves, roule majestueux et puissant. Il arrose les villages, fertilise les rivières, et ses eaux jaunes de la terre qu'il charrie forment un saisissant contraste avec la limpidité de ses affluents. Assis au bord du fleuve géant, le Laotien chante sur son ken, avec la beauté de son pays, sa joie et son insouciance. Au-dessus de Luang Prabang, vieille cité royale, se dresse la pointe dorée du Poussi, où toutes les trois heures résonne le gong sacré qui doit éloigner les mauvais génies. Au pied réside Sa Majesté Sivavang Vong, roi de Langsang, le pays du million d'éléphants et du parasol blanc. Thank you.
Vientiane, ville plus moderne, est le siège du Premier ministre et de son gouvernement. Siècle, le bouddhisme atteignait son apogée dans la vallée du Mékong. Vaincu par le Siam en 1778, le Laos dévasté perdait alors son fameux Bouddha d'émeraude. Aujourd'hui, le bouddhisme est religion d'État et les pagodes sont nombreuses dans les villes et les villages. La plus célèbre, la pagode royale de Luang Prabang, abrite le Bouddha d'or, protecteur et gardien de la nation. 15 000 moines ou bonzes vivent des aumônes que leur font les fidèles. Réformés en 1951 par une ordonnance royale, ils ont à leur tête une sorte de pape qui réside à Vientiane. Chaque jour, dans le mystère de leur temple, ils vont, et devant la statue de Bouddha, récitent les textes sacrés de leurs écritures. Laisse-la tout et suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur. Le courrier vient d'arriver. Il apporte à Monseigneur des nouvelles de ses missions. De Krangsi, le nouveau village est presque terminé. Plusieurs familles y sont déjà installées. J'ai commencé la construction d'une maison provisoire. Il nous faudra prévoir une église et une école. De Paksan, nous avons commencé l'année avec une centaine d'enfants. Em lại mà đôi cao chàng rồi.
bleu et a transformé le séminaire en un vaste bourbier où on patauge de son mieux pour la plus grande gloire de Dieu. À part cela, tout va bien. De Duke Asiam, notre petite chrétienté compte 90 personnes. Je viens de terminer un tour sur le plateau de Patong. Près de 3000 Méo vivent là. Quel dommage que nous ne puissions pas nous y installer bientôt. Le Xian Quang, nos deux internats de garçons et de filles, comptent une soixantaine d'élèves. Le père supérieur passe ses journées au volant du camion. Il court dans les villages ramasser le riz nécessaire à leur nourriture. Oui, c'est un grand territoire. Et les communications n'y sont pas des plus faciles. La vallée du Mékong forme un large district qui, à 12 jours de piste à l'est, touche aux frontières du Viet Minh. En saison des pluies, se forment dans la plaine et les vallées de grands lacs aux eaux calmes et tranquilles. La pirogue avance au rythme lent du pagayeur et transporte le visiteur au village voisin. Marcher dans la boue est beaucoup moins pratique. On se sent mal à l'aise dans le royaume des sangsues. Les rivières ont grossi. Inutile d'y chercher un pont, il faut se mettre à l'eau. Bienheureux ceux qui peuvent nager à côté de leur cheval. Le soleil aura vite fait de sécher cheval et cavalier. Au village, une cordiale réception les attend. Le village laotien forme une petite communauté indépendante sous la direction d'un chef, le Naïban. Les jours s'écoulent calmes et tranquilles, sans grands événements pour rompre la monotonie des occupations ou le rythme des saisons. C'est en fonction des rizières que se déroule la vie et les activités du paysan laotien. En octobre, on moissonne les champs. Les épis sont coupés à mi-tige. La paille reste sur le champ pour servir de nourriture aux bestiaux.
Un jour, sur l'aire de terre durcie, tout le monde se réunit pour le battage. Tandis que les bras alertes frappent les épis, les langues et les histoires vont leur train. Chaque matin, durant l'année, la ménagère pourra actionner le lourd pilon qui décortique les grains. Le bruit de la machine réveillera les dormeurs et tous pourront manger la boule quotidienne de riz. Poissons attrapés ici ou là serviront d'assaisonnement. Lents et dédaigneux, insouciants de l'histoire du monde, les gros buffles se vautrent dans la boue des bourbiers. À l'époque des rizières, des garçons les gardent. Pour ces enfants, ce sont comme d'énormes jouets. Ils s'amusent avec eux, se promènent sur leur dos et font même la sieste à l'occasion. Le Laotien aime la musique et son rythme. Au village, des concerts s'improvisent qui mettent en fait le cœur de tous. Précipite son cours et bouillonne entre les rochers. C'est le rapide de l'eau qui fleurit. À la fin du siècle dernier, des familles laotiennes emmenées en captivité par les pirates birmans furent rachetées par les pères des missions étrangères. Elles fondèrent les villages chrétiens qui s'étendent de Keng Sadok dans la plaine jusqu'au premier contrefort des montagnes. Le Boun, ou fête annuelle du saint patron, est au village une importante manifestation religieuse préparée amoureusement jusque dans ses moindres détails. Le matin se déroule solennel dans son pieux désordre la procession du Saint-Sacrement. L'après-midi, la cérémonie du Prasa réunit toutes les familles autour du chef de la chrétienté.
claque, les danseurs exhibent de savantes contorsions. Un orateur chante les louanges du saint patron. Et devant les pères rassemblés, les jeunes filles viennent déposer les cadeaux offerts par les familles. Puis, pour la plus grande joie de tous, d'autres jeux s'organisent. Mais il y a d'autres pistes plus rudes encore. Le massif montagneux du Haut-Laos est une des dernières ramifications du Tibet. L'aspect farouche de ces montagnes n'en facilite guère la pénétration. C'est un fouillis de hauteurs sauvages et boisées. De vallées où le soleil ne pénètre guère, coulent des torrents, bondissent des cascades. Partir en voyage est toujours facile quand on est leste. Les premiers kilomètres se font sans mal. Bientôt, les pistes deviennent mauvaises. Cheval et cavalier partagent les mêmes fatigues et peinent ensemble durant les heures chaudes de la journée. Cette commune misère, peut-être se comprennent-ils mieux et s'encouragent-ils mutuellement. Rien de tel qu'une cigarette pour remonter le moral avant la prochaine étape. Encore faudra-t-il ne pas se perdre. Chaque année, c'est Monseigneur lui-même qui prend la piste. Il traîne son cheval épiscopal à travers les obstacles.
Pour lui aussi, la piste est rude qui conduit au village, mais là-haut, la réception en est d'autant plus cordiale. À chasser les esprits protecteurs païens auxquels il avait confié ses intérêts matériels. Aujourd'hui, pour tous, c'est le grand jour. 170 personnes vont être lavées dans l'eau du baptême et marquées du Saint Crème. Seigneur que leur a apporté les pères et vers lequel ils se sont tournés, va lui-même prendre possession de leur cœur et de leur village. Petit village de montagne perché sur la hauteur, village que les grandes routes des hommes ne connaissent pas, pour lui, s'est levée aujourd'hui la lumière de vérité et de vie. Comme au très grand jour de fête, les experts ont préparé dans les jarres le riz fermenté dont on aspire lentement le savoureux liquide. Malgré les pistes escarpées, la vie est belle dans les montagnes du Laos. Plus haut, dans des villages perchés sur les sommets rocheux, résonnent les chants du sorcier Méo. À cheval sur une monture imaginaire, dont le cercle de ferraille simule le galop, il est à la recherche d'une arme que les génies ont séduite. Pour calmer les esprits ravisseurs, il offre quelques œufs et un poulet. Parviendra-t-il à rattraper cette âme vagabonde? Éleveurs de chevaux, chasseurs infatigables avec des fusils de leur fabrication, les Méo sont de rudes montagnards, venus de Chine autrefois. Ils ont dévasté les forêts pour y cultiver le pavot qui fournit l'opium. Ils vivent dans des villages escarpés où chacun contribue, suivant son âge et ses talents, à la vie de la communauté. Premier jour de la lune de décembre, toutes les familles du clan se réunissent pour les fêtes du nouvel an Méo.
bêtes ont été tuées et des banquets soigneusement préparés. Les autorités locales y participent. Mais ceux qui paraissent y prendre le plus d'intérêt ne sont pas toujours les plus grands. Les meilleurs taureaux sont mis en lice pour des combats singuliers. Les prudents suivent le spectacle de loin. Pendant ce temps, jouant à la balle, jeunes gens et jeunes filles se font la cour et se chantent les ballades d'amour qui amorcent les mariages. En 1949, un père fondait une école chez les Méo de la montagne des Gaures. Kyukasiam compte aujourd'hui plus d'une centaine de chrétiens. On y prépare activement la construction d'une église. Le gong scandait autrefois les rites de la sorcellerie. Il marque maintenant l'appel de la prière. La nouveauté du chant surprend probablement les enfants païens et inquiète certainement les bêtes de la basse-cour. Plusieurs catéchistes apportent aux missionnaires le concours de leur dévouement. Elles sont belles, sans doute, les images du catéchisme. Mais quand même, on aime mieux la chasse à l'arbalète. Faute de tigre, on se contente d'un rat. Il grandira, le jeune Méo, chasseur et troubadour. Lui aussi, sur les notes plaintives et douces de son ken, il chantera, libre et indépendant, la beauté de ses montagnes et la joie d'y vivre. Dans d'autres villages, déjà, des missions ont été ouvertes. Pauvres petites écoles qui, sous la direction d'un catéchiste, groupent une poignée de garçons.
apprend à lire, à écrire. On y joue les rudes jeux de la montagne. C'est à eux qu'il rêve, le père, lorsqu'avec sa caravane de chevaux bâtés, il parcourt les pistes de son secteur. Un jour, peut-être, il aura son église, avec de vrais bancs et un bel hôtel. Un jour, peut-être, ces garçons seront ses premiers chrétiens. Mais la piste est longue, longue. Et il est tout seul, toujours tout seul. Ce fut un acte de foi que, durant la guerre, la fondation d'un petit séminaire au Laos. Et au début, il fallut se contenter de presque rien. Puis on se mit à l'œuvre. Dans la forêt, les frères ouvrirent des chantiers de coupe. Faute de tracteurs, les éléphants mis à contribution prêtèrent main forte aux constructeurs. Jusqu'au soir, la scie de l'atelier lançait sa chanson grinçante. Lentement sortit de terre un bâtiment nouveau, tout blanc, dans la verdure des rizières. Les garçons le remplirent. Ils venaient de la vallée du Mékong dont ils avaient exploré tous les recoins et flâné dans les champs. Souvenir d'espace et de liberté qui jette parfois dans le cœur comme un voile de tristesse. Il venait du nord, garçon de la montagne, expert en l'art de lancer la toupie. Jour de classe, le professeur découvre aux élèves les secrets du français, du latin, des maths. Séance de sport. L'élève essaie d'entraîner son professeur à la souplesse des mouvements. Oui.
avec moins de succès peut-être. Enfin, pour préparer le recueillement de l'étude, la baignade quotidienne qui se combine agréablement avec l'exercice du grimper. Trường sơn thời vạn năm chứ dài sao cửu long thời chín phúc mỹ khác nào bên đồng bơi ba vị thời trường sơn chứ dưới trời xa đông thời ba đỉnh chứ cao vời mà ngàn mây em đố tài thời anh lại có rằng hay còn lời đã hứa chứ em thời sao mà tình nghĩ sao tiếng gọi mà tài cao em khen chàng tiếng gọi mà tài cao xanh hồng em thằng ấy xin trao cho anh chàng đôi ta thời nên nhớ. Calme et souriant, le père supérieur préside à la marche de la maison. Depuis 10 ans qu'il est avec eux, il les connaît tous, ces enfants du Laos. Il les aime aussi. Pour sa fête, ils se sont ingéniés à lui faire plaisir. Leur concert improvisé n'avait sans doute pas la richesse d'harmonie d'une symphonie de Beethoven, mais il y avait de la bonne volonté, du cœur et de la joie. De la vie montante, l'espoir de l'avenir. Novembre, la saison est sèche, les pistes sont bonnes. Partout, les cavaliers se sont mis en route pour le rendez-vous annuel de Paksan. De galop à l'arrivée fait toujours bon effet. Quelques-uns viennent en vélo. D'autres préfèrent le camion, c'est moins fatigant. Ils viennent pour quelques jours de calme, de silence, de paix, loin des courses, loin du bruit. Il y a tant de choses à mettre au point. Et après une année d'isolement, c'est si bon de se retrouver en famille. Ce n'est qu'une halte passagère. Don't fall, son, I'm
Le grand fleuve qui roule ses eaux boueuses, les montagnes sauvages qui pointent dans le ciel bleu, le grand pays à qui ils ont donné leur vie, tous les appellent. Il faut reprendre la piste. Et fort de la bénédiction du Père, ils s'en vont pour de nouveaux travaux, de nouvelles aventures. Que sera pour eux cette nouvelle année? Il y a si peu de ressources et si peu de missionnaires. Laisse-la tout et suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes.